Nel 1942 fui arrestata, interrogata e mi ordinarono di firmare una confessione falsa. Io rifiutai. L'ufficiale tedesco fece delle minacce. Io gli risposi: non ho paura di morire. E lui disse: abbiamo mezzi a nostra disposizione che sono peggio della morte vera. La prego, continui, madame. Dopo pochi giorni mi ritrovai imprigionata insieme a altre 230 donne francesi in un vagone sigillato, diretto ad Auschwitz. Un vagone sigillato? Né cibo, né acqua, niente. Ad Auschwitz il treno coprì quasi l'intero tragitto sino alle camere a gas. Tolsero i sigilli ai vagoni e i soldati ci fecero scendere. Chi era stato scelto per la camera a gas venne mandato in un edificio di pietra rossa. Vidi che la mia amica, Annette, era destinata lì. Allora mi disse: ti affido il mio bambino se riuscirai a tornare in Francia. Mise un braccio sulle spalle della donna che le camminava accanto e cominciò a cantare la Marsigliese. Una notte fummo svegliati da delle orribili grida. Il giorno dopo scoprimo che i nazisti avevano esaurito il gas e i bambini erano stati gettati dentro ai forni da vivi. Delle 230 donne stipate in quel vagone, che lei sappia, quante tornarono da Auschwitz? 49. Grazie, madame. Può andare.